tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A settembre partiranno i lavori per realizzare le opere compensative della 14 e la città di Fano diventerà un grande cantiere. In Viale Primo Maggio i residenti chiedono più sicurezza per i pedoni e la realizzazione di un marciapiede. I giovani di ritorno dalla GMG di Cracovia insieme al vescovo incontrano il sindaco nella Sala della Concordia. Fine settimana di eventi in giro per la provincia, a Montecucco la grigliata di carne in festa, la BCC Arena si ride con i comici e domenica la festa del mare a Fano con i fuochi d'artificio. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale, telegiornale che si apre subito con la finestra informativa sul maltempo. Sono queste infatti le ore in cui la perturbazione sta colpendo la nostra regione e già si registrano i primi allagamenti. Intanto andiamo con le immagini fuori in esterna, in diretta, siamo nella zona del Colma di Rosciano per vedere, farvi vedere com'è la situazione in questo momento a Fano. Vedete, è appena terminato di piovere, ma nell'entroterra, come per esempio a Mondolfo, ci sono stati chicchi di grandine, grandi anche di 4 centimetri. Una violenta ondata di maltempo con forti piogge e anche allagamenti sta colpendo le Marche in queste ore, rispettando dunque le previsioni di un avviso di condizioni meteo avverse diramato dalla Protezione Civile Regionale. È allagata la strada statale 16 tra Ancona e Falconara, ma si segnalano problemi di viabilità anche nella zona di Iesi. I vigili del fuoco sono impegnati anche a causa delle piante cadute, tra cui un albero sulla corsia della statale 76 a Iesi in direzione Ancona, allagati anche negozi e scantinati. Il tempo dunque peggiorerà, continuerà anche nelle prossime ore fino a sabato primo pomeriggio. E queste, ripeto, sono le immagini che arrivano in diretta da Fano. Andiamo avanti con il telegiornale. E allora, nella seduta di ieri, il Consiglio Comunale di Fano, esclusi i componenti consiglieri dei 5 Stelle, ha approvato la delibera che dà il via sostanzialmente ai lavori di realizzazione delle opere compensative della 14. Penso che un'opera così importante non so se ci sia mai stata veramente tutta nell'arco di poco tempo. È importante perché si danno delle risposte dove si andranno a alleggerire la viabilità della nostra città. Sono 7 chilometri di nuove strade di collegamento, ci saranno due nuovi ponti, uno sul fiume Metauro, e quindi voi capite qual è l'importanza. A tutt'oggi, se si blocca il ponte Metauro, si è obbligati a prendere l'autostrada oppure andare su per San Costanzo. E il ponte, fra l'altro, che abbiamo è un ponte che comincia ad avere i suoi anni, quindi se c'è bisogno di manutenzione diventa quindi un nuovo ponte, una risposta importante che la città attendeva da tempo, ma soprattutto alleggerisce il traffico, crea una bretella che porta in autostrada, che porta sulla E78 sulla Fano-Grosseto, e che siamo riusciti con questa convenzione a modificare la precedente che aveva un articolo capestro che rischiava di farci perdere risorse importanti, perché la vecchia convenzione prevedeva all'articolo 5 che se entro un anno non si fosse conclusa la vicenda del casello di Fano Nord, la città si è sentita libera da non fare altri interventi. Noi abbiamo fatto modificare questa convenzione, stralciato le due cose e abbiamo messo in sicurezza quelle risorse. E stiamo anche lavorando sulle modifiche da apportare al tracciato, che ricordo era stato approvato definitivamente nel febbraio del 2014, quindi noi non eravamo ancora insediati, siamo fuori tempo massimo, ma stiamo cercando di fare un miracolo per provare a portare alcune modifiche come richiesto, giustamente segnalato da molti residenti.
Come sempre la nostra redazione ascolta sempre voi telespettatori, le vostre segnalazioni sono sempre molto importanti. Allora questa mattina siamo andati ad ascoltare le richieste, le istanze di un gruppo di residenti che abita in via Primo Maggio. Avere l'uscio della porta di casa a pochi centimetri dalla carreggiata di una strada nazionale, con mezzi pesanti e auto che sfiorano quel piccolo lembo di asfalto libero che consente di camminare, non è una situazione che infonde sicurezza e tranquillità a chi la vive quotidianamente. È il caso degli abitanti di Viale Primo Maggio a Fano che denunciano da tempo uno stato di insicurezza e di difficoltà per questa situazione. I portoni delle case che si affacciano sulla statale 16 non hanno più un marciapiede salvagente che consente un transito in sicurezza. La nazionale dentro casa. Noi abbiamo paura di uscire da dentro casa perché i nostri ingressi sono questi, ecco, di qua e di là. Sono questi, non abbiamo un altro ingresso. Il marciapiede non c'è. Lei lo vede che c'è il marciapiede, sono venuti gli tecnici, l'ingegnere, tutti hanno detto non c'è, ma per fare un lavoro così ci vogliono i soldi, ma noi paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini. Allora questa via qui è un chilometro, poco più di un chilometro, è dimenticata da tutti? Cosa dobbiamo fare? Voi avete provato con l'amministrazione sia Aguzzi che anche con questa? Aguzzi non ci ha mai risposto, questa qui il sindaco è stato gentilissimo per carità, però non ci sono i soldi. Fanesi cosa le ha risposto? Gliel'ho detto, che non, a casa sua non ci sono i marciapiedi, neanche casa, io non so dove abita Fanesi, non ci sono i marciapiedi. A me se a casa sua non ci sono i marciapiedi, quello è un affare suo, non è mio. Io parlo per noi, per questi qua, per questi qui. Questa era una via con gli viali Primo Maggio, c'erano gli alberi e c'erano i marciapiedi. Guardi adesso. Qui ci abitano bambini, adulti, giovani, è una via dove si abitano in tante persone. Una segnaletica orizzontale ormai inesistente mette in difficoltà anche semplici attraversamenti per persone che hanno scarsa mobilità o utilizzino carrozzine. E questo, in momenti di traffico intenso, aumenta i fattori di rischio, anche per una semplice uscita di casa. Lì c'è il passaggio pedonale, dura 3 secondi, quadro. Rimani in mezzo alla strada, poi se devi venire di qua è un problemino. Da lì il passaggio pedonale è 50 cm, là si vede, di là altrettanto 50 cm. È una situazione pericolosa. Quanto piove non si fa. Noi chiediamo di avere un po' di sicurezza. Noi vogliamo entrare e uscire dalle nostre case in sicurezza, non con la paura. Stia attento. La situazione non è facile. Adesso andiamo a Montecchio, guardate questa fotografia, guardatela bene perché è la fotografia di una ragazza che è scomparsa a 18 anni, si chiama Luisa e adesso la madre lancia un appello che è partito innanzitutto su Facebook. Luisa, spiega la madre Anna Ferraiuolo, è uscita da casa mercoledì pomeriggio dicendo che si dirigeva verso la Romagna, probabilmente cattolica, ma non è più tornata ed è irraggiungibile al cellulare. Chi la dovesse vedere, chi la vede anzi scrive, mi aiuti, la fermi e mi avverta. Luisa Trotta ha 18 anni, frequenta la quarta al liceo artistico di Urbino, mercoledì pomeriggio è uscita di casa con lo scooter dicendo di aver bisogno di stare un po' da sola e dirigendosi verso la riviera romagnola. Ma ora, dopo quasi 48 ore di silenzio, la famiglia lancia l'allarme. E ci sono dei recapiti telefonici che potrete trovare anche sul nostro sito internet occhiolanotizia.it, ve li leggo: 380 7507 567, oppure 320 32 96 973. Ripeto, questi sono i numeri che potrete trovare sulla nostra home page occhiolanotizia.it. Cambiamo argomento. Nell'ex teatro Santa Rita, al porto di Fano, dietro la chiesa, dal 6 al 28 agosto c'è una mostra fotografica che parla di famiglie del luogo, famiglie del porto. Chi erano, cosa facevano, come vivevano? Sentiamo. Volti, storie, fatica, famiglie. In questa mostra ci sono tante cose, tanti concetti e anche il rapporto con la fede. Noi abbiamo raccolto, come parrocchia chiaramente, l'invito di Papa Francesco,
che sollecita a saper contemplare se stessi nel volto dell'altro. E questo credo che sia un ponte che la parrocchia deve cercare di agganciare con tutti. E il mondo della marineria, soprattutto le famiglie del porto di Fano, sono state collegate attraverso questa mostra. Quest'anno c'è stato un grande risultato, 2016. 3 anni fa, per il primo centenario della Chiesa, la mostra del 2013 sul territorio del porto e sul lavoro aveva avuto meno risposta. Invece, attraverso un rapporto continuo con le persone, siamo riusciti a ridestare questo interesse per trasbordare la propria memoria della famiglia, del proprio lavoro, dei propri affetti al futuro, alle nuove generazioni. E la risposta è stata formidabile. Fino a quando si potranno vedere queste foto? Dunque, fino alla festa di Sant'Agostino, che sarebbe l'ultima domenica di agosto. E lì chiudiamo, almeno. L'altra mostra la volevamo chiudere i primi di settembre, l'abbiamo chiusa a novembre, perché poi sono venute anche le classi, le aule, le scolaresche di Fano e anche dei dintorni. Ci sono buone notizie per Fano e Pesaro, arriveranno 6.393.000 euro di fondi europei. Per quanto riguarda Fano, l'intervento sarà concentrato nell'ex collegio Sant'Arcangelo, che verrà dunque recuperato. Renato Claudio Minardi, vicepresidente del Consiglio regionale, esprime soddisfazione per la missione del progetto integrato tra Fano e Pesaro, appunto questi fondi europei. E adesso parliamo della GMG che si è appena conclusa, perché i ragazzi di ritorno dalla Polonia sono stati incontrati questa mattina dal sindaco. Con tutti questi giovani c'era anche il vescovo Armando Trasarti. La GMG 2016 si è conclusa da poco. I ragazzi sono tornati nelle loro diocesi, ma il ricordo, il suono e le note dei canti riecheggiano ancora nelle loro orecchie. E le parole del Santo Padre pulsano nei loro cuori, colmi di gioia, per la consapevolezza di aver vissuto un momento della loro vita che porteranno per sempre con loro. Fate delle vostre vite un bel quadro, ma disegnatelo a matita, non con l'inchiostro nero, di modo che le linee possano essere corrette nel tempo. Con queste parole il vescovo Trasarti ha salutato, nella sala della Concordia del Comune di Fano, i ragazzi di ritorno dalla Polonia. E mentre gli parla, osserva i loro sguardi, i loro occhi, ancora strabordanti di gioia e di fede. Che messaggio arriva da questi ragazzi che provengono dalla GMG? È il primo, che incontrandosi si diventa positivi. Il secondo, insieme si supera la paura. Il terzo, credo che sia anche un investimento per il futuro. Facciamo tesoro della vita, facciamo qualcosa di buono per noi e per il domani. Speriamo noi di non offuscare queste speranze. Che cosa ti porti a casa di questa GMG? Allora, di questa GMG, prima di tutto che è stata un'esperienza forte e profonda, cioè è stata veramente una cosa emozionante. Poi cosa mi porta a casa? Soprattutto le parole del Papa quando ci hanno chiesto: voi giovani volete cambiare il mondo? E noi tutti insieme di varie lingue abbiamo risposto sì. Allora si vede che il mondo si può cambiare, e quindi anche qui nel nostro piccolo lo possiamo fare, qui nella nostra città di Fano, e poi guardando prima noi stessi, però anche agli altri, alla famiglia, alla città, e poi qualcosa di grande si può fare. Un'esperienza che lascia il segno, insomma. Io penso che la risposta al male del mondo siano 2,5 milioni di giovani ad ascoltare la parola del Papa. E quando ci ha chiesto: volete vivere una vita piena? Sì. La risposta è stata unanime. Tu invece come hai vissuto queste giornate? Beh, io le ho vissute sicuramente bene, con i polacchi tantissimamente ospitali, non so se si dice, però ci hanno infuso veramente uno spirito di voglia di stare insieme, di unità,
E questo spirito che abbiamo vissuto nella prima settimana nel gemellaggio lo siamo riusciti a portare nella seconda settimana, stando insieme non solo con i polacchi ma con spagnoli, brasiliani, americani, con tutto il mondo. E quindi veramente la comunione di sogni che il Papa ci ha chiesto di condividere per cambiare il mondo. E da oggi in poi? Da oggi in poi vedremo di metterci le mani in pasta, di partecipare, di sconvolgere, di, come ci ha detto Bagnasco, incendiare proprio le nostre parrocchie nel senso buono, e quindi di far vedere che ci siamo e di far vedere che partecipiamo. Sessant'anni fa in Belgio la tragedia di Marcinelle. Marcinelle, una malandata miniera di carbone dove morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, 9 erano della provincia di Pesaro e Urbino. Lunedì sera nel teatro, al Teatro della Fortuna di Fano, la CGIL presenta canzoni e racconti per non dimenticare questa triste pagina di migrazione e di lavoro. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, insomma, scottante anche ai giorni nostri, nonostante siamo nel 2016, ma per interpretare il presente bisogna guardare il passato, e quindi Marcinelle è sicuramente un punto di svolta. Sì, è un punto per noi, per la nostra memoria, molto importante, in particolare di questo territorio provinciale, perché l'8 agosto del 1956 a Marcinelle in Belgio morirono 12 cittadini, diciamo, del nostro territorio regionale, e 9 del nostro territorio provinciale, fra le 260 vittime di quella tragedia. E noi, attraverso questo omaggio, diciamo, che abbiamo voluto rendere appunto a quella vicenda, a quella tragedia, abbiamo voluto anche provare a dare alla città di Fano, in particolare lunedì sera 8 agosto al Teatro della Fortuna, una lettura possibile del presente, quindi le ragioni per cui uomini e donne decidono a un certo punto della loro vita, fra mille difficoltà, di prendere la loro valigia e andare a lavorare altrove, a spendere le loro energie altrove in condizioni anche molto molto difficili. Quindi nel rileggere queste radici vogliamo anche tentare di rileggere il lavoro attraverso la memoria di Marcinelle. E adesso apriamo invece la pagina degli eventi, la pagina degli appuntamenti, l'agenda con tutte le iniziative del fine settimana. Partiamo da Montecucco, dove ormai c'è la storica festa che viene dedicata alle grigliate di carne. Grigliate in festa, anche quest'anno ripropone 3 giornate all'insegna del buon cibo e della carne di qualità. Sì, anche quest'anno diamo l'appuntamento con Grigliate in festa, domenica 7, lunedì 8, martedì 9 agosto a Montecucco, comune di San Giorgio di Pesaro, per farvi degustare le nostre specialità: vitellone allo spiedo, maiale allo spiedo, la nostra grigliata, bistecca fiorentina e i nostri primi e quant'altro. Ecco, c'è anche la musica per chi vuole ballare, e anche i bambini avranno il loro intrattenimento, quindi insomma un'occasione per tutta la famiglia. Sì, allora per i bambini ci sarà l'associazione Tiro e Molla di Fano con la città di Tiro e Molla, e poi abbiamo 2 aree, una del ristorante con le orchestre per il ballo liscio. Invece nell'area della festa ci sarà domenica 7 baby dance per i bambini, sempre a cura di Tiro e Molla. Lunedì 8 agosto ci sarà la banda 7 Cervelli, martedì 9 agosto Borghetti Bugaron Band. Nell'area ristorante domenica 7 agosto c'è l'orchestra Terza Idea, lunedì 8 agosto Trio Italiano, martedì 9 Renato Tabarroni. Allora, non è però Grigliate in festa l'unico appuntamento di ristorante Montecucco, ce n'è uno poi dopo, verso fine agosto, altrettanto importante e immancabile. Sì, martedì 23 agosto comincerà la nostra classica festa dei tacconi con la farina di fave, l'oca e il coniglio in porchetta, e poi si ballerà tutte le sere di agosto con le migliori orchestre. E
E da Montecucco a Monbaroccio, nel borgo, i volontari della Proloco hanno organizzato tutta una serie di eventi per il mese di agosto. Un'estate a Monbaroccio sarà un'estate ricca di eventi e di tante cose che state inanellando come Proloco. Sì, continuano gli eventi per il mese di agosto, gli eventi estivi, e partiamo con due mostre d'arte dell'artista Renata Arzeni, una nella chiesa di San Marco a Monbaroccio e una per la prima volta all'interno del chiostro del Beato Sante. E quindi un motivo in più sia per vedere il chiostro, che comunque è una location molto suggestiva, e per poter visitare anche questa mostra di Renata Arzeni. Continuano gli eventi poi di altri generi, dalla passeggiata naturalistica e Sapori e Panorami del 12 agosto a Montemarino, che consente di visitare sia dei posti alternativi a Monbaroccio e assaporare, comunque cenare insieme come si cenava una volta nell'aia di un casolare, nel casale Spadoni. E agosto è il mese del Beato Sante, noi lo chiamiamo perché ricorrono le celebrazioni delle domeniche, dalla festa dei bambini la prima domenica, per proseguire con il pellegrinaggio votivo di Montefabbri e la tradizionale festa del voto. Si conclude il mese in bellezza con la festa della Tagliatella, che oramai è famosissima in tutta la provincia e non solo, il 18, il 19, il 20, il 21 agosto. Stiamo lavorando perché il prossimo anno ricorrono i 500 anni del Beato Sante, quindi stiamo lavorando assieme ai frati del Santuario del Beato Sante, assieme a tutti i volontari della Proloco e all'amministrazione comunale, per organizzare un evento che sia di rilievo nazionale e anche, perché no, lavorare sulla santificazione del Beato Sante Brancorsini. E per chi vuol farsi due risate invece, l'appuntamento è alla BCC Arena, dove i comici del San Costanzo Show presenteranno lo spettacolo Vacanze a Tre Ponti. Allora, vacanze, tema naturalmente molto attuale, c'è chi le passa all'estero, c'è invece chi le passa a Tre Ponti. Assolutamente Vacanze a Tre Ponti sono da non perdere, abbiamo gente da tutto il mondo che viene. Lo spettacolo inizia il 5 di agosto, non mancate, un venerdì caldissimo, ci sarà da divertirsi, queste vacanze imperdibili a Tre Ponti, sapremo come passare le vacanze a Tre Ponti, ma che vuoi, che Caraibi, ma che Formentera, ma che Ibiza, Tre Ponti. Ecco, nel servizio chiaramente l'attore diceva venerdì, ma a causa del maltempo lo spettacolo è rinviato a domani, sabato, sempre all'Arena BCC. E sempre lì, lunedì prossimo, per la rassegna dedicata al teatro dialettale, sul palco si esibirà la Compagnia del Gallo con la loro commedia dal titolo La vita è una lotteria. La seconda partecipazione della compagnia teatrale del Gallo, cosa portate quest'anno qui a Tre Ponti? L'anno scorso siamo venuti con una bastella di Busini, quest'anno portiamo una commedia che è un remake, che si intitola La vita è una lotteria, una commedia che è attualissima, dove parla di differenze razziali, religiose e più che neanche, e più ne metta, perché è una commedia veramente divertente e spassosa. Come mai avete scelto questa rappresentazione, questa commedia? Questa commedia perché la troviamo molto attuale, una commedia che parla di differenze razziali, religiose, e in questo momento è veramente attualissima. E poi, nell'attesa di preparare una nuova commedia, ci piaceva rifare questo remake che ha avuto un grande successo. Ecco, però facciamo un esempio tra dialetto del Gallo e dialetto, insomma, un po' locale. Quali sono le differenze? Le differenze sono queste. Io dico che la commedia, allora ripetiamo, è travolgente, è spassosissima, se non ci credi vieni a veda. Poi voglio dire un'altra cosa importante: se qualcuno è allergico alla risata oppure ha difficoltà respiratorie o vuol mantenere un certo contegno, non venga a vedere la commedia, perché sennò schioppa. Questo è assicurato. Poi noi non vogliamo sentirci dire il giorno dopo quello è morto da rida, quell'altro è morto da rida, perché in questi casi la direzione declina ogni responsabilità. E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Il telegiornale di Occhio alla Notizia torna lunedì alle 20.30, domani mattina c'è la rassegna stampa Occhio ai Giornali. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata.